sei stato autore di Format. Nel libro racconti della parte del fruitore della televisione e anche ovviamente del critico televisivo, racconti come nascono i format, perché nascono in questo modo. Sì, sono due cose differenti, il fruitore televisivo e il critico televisivo. Ovviamente il critico televisivo ha uno sguardo analitico, uno sguardo freddo su quello che la televisione offre. Il fruitore, il telespettatore, ha un coinvolgimento diverso con quello che vede. È la differenza che c'è tra il tifo e il giornalismo sportivo. Adesso ci sono, per esempio, delle televisioni sulla piattaforma Premium che offrono il doppio audio, l'audio del tifoso e l'audio del commento giornalistico. Ecco, credo che in buona sostanza sia necessario tenere separati questi ambiti perché l'analisi giornalistica, il critico, quello del critico è un lavoro giornalistico alla fin fine, consente di vedere quello che con la partecipazione emotiva che può avere il telespettatore può sfuggire. Per quanto riguarda i format, io ho collaborato alla scrittura quotidiana di un talk show del pomeriggio su Telemonte Carlo, che era Tappeto Volante, molto presente nel ricordo delle persone, condotto, ideato e condotto da Luciano Rispoli, e poi un altro format fortunatissimo, prima nella rielaborazione su Telemonte Carlo, a cui demmo il titolo di campionato nazionale di lingua italiana, ma in buona sostanza era il rimaneggiamento di un format fortunato degli anni Ottanta, sempre ideato da Rispoli, Parola Mia, un quiz sulla lingua italiana in cui addirittura inducevamo gli studenti a scrivere, chiedevamo agli studenti di scrivere un tema di 15 righe. Cosa che in televisione non si fa mai, insomma, davamo loro il tempo di scrivere 15 righe che poi erano analizzate da un docente di lingua italiana, Gianluigi Beccaria. Insomma, ci siamo molto divertiti. Poi ho fatto altri tipi di format meno degni, ma insomma. Ma questa era ancora la televisione un po' pedagogica, quindi. Sì, tant'è vero che la riedizione di Parola Mia nel 2002-2003 fu nell'ambito del palinsesto di Rai Educational di Giovanni Minoli. La televisione educativa secondo me non è mai esistita, la televisione pedagogica lo era di riflesso, lo era perché, come dicevo, in quegli anni l'esigenza era che la televisione, che è uno strumento in questo senso magnifico, doveva dare alla gente quello di cui la gente aveva bisogno, cioè in quegli anni, gli anni 60, doveva imparare a scrivere, a parlare, gli anni E anche a 50-60, essere italiani e alla ad fine. essere italiani in questa unificazione linguistica che la televisione ha compiuto, ha insegnato anche alle persone ad essere italiane, a sentirsi italiani, a sentirsi parte di un tutto. Però Oggi la gli italiani. televisione deve rispondere ad altre istanze, ad altre esigenze. Però appunto gli italiani adesso sono diventati quelli che sono nel riflesso i protagonisti televisivi. Sì, le istanze sono queste, quelle di se prima la gente aveva bisogno di sentirsi protagonista almeno per 15 minuti, come predicava Andy Warhol. Adesso la gente sogna un'intera vita da VIP, vuole essere protagonista, che lo sia in realtà o non lo sia, o per meglio dire, se è la televisione che li fa sentire protagonisti e quando questo tipo di televisione non funzionerà più, queste persone verranno rigettate ai margini e nelle periferie delle loro esistenze, questo non lo possiamo dire, lo potremmo dire
tra qualche anno. Quello che volevo dire è che la televisione è pedagogica suo malgrado, può essere buona maestra, come nel caso di Non è mai troppo tardi, e è sempre più spesso cattiva maestra nella proposta di format rissaioli, format politici di approfondimento che è sempre meno approfondimento, è sempre più superficie, nell'uso della cronaca nera fatta in molti programmi, non soltanto programmi dedicati, ma anche all'interno di salotti, per esempio del pomeriggio, per cui la cronaca nera che diviene una sorta di voltapagina tra un servizio su Albano, sul fungo di non so quale paese, il tartufo d'Alba, e quindi poi il servizio dedicato all'uccisione di una giovane in qualche bosco maledetto. Insomma, questo tipo di televisione induce dei modelli di comportamento, e poi vediamo, per esempio, che la gente si sposta in massa per andare sui luoghi del delitto, fare turismo macabro, andare a fotografare il cancello di non so quale assassinata. E quindi, in questo senso, la TV è pedagogica suo malgrado, induce dei modelli di comportamento negativo e in qualche caso anche modelli di comportamento positivo.